come avete visto, questo adempimento nasce dalla radice, diciamo, dalla finanziaria del 2008, la legge 244 di dicembre 2007. In attuazione di quella disposizione di legge che prevedeva proprio l'adozione da parte dell'amministrazione di un regolamento che disciplinasse le modalità di svolgimento degli incarichi, la Giunta dei Verati aveva adottato già nella metà del 2008 un primo regolamento, successivamente sostituito da un altro regolamento del 2009, che nel frattempo con la legge 133 del 2008 era stata corso d'anno modificata la stessa finanziaria del 2008, dettando alcuni principi nuovi che ci hanno portato a valutare l'opportunità di riadottare il regolamento. E questi regolamenti sono stati trasmessi sistematicamente, appena, cioè integralmente, con copia della libra, come prevedeva la legge 244 alla Corte dei Conti. Recentemente, qualche mese fa, anzi, di marzo, la Corte dei Conti ha avviato per tutti i comuni della Regione Marche, la nostra sezione regionale, un'indagine conoscitiva sui regolamenti adottati, dimostrando che quanti di tutti i regolamenti mandati non li aveva letti perché li ha avuti ritrasmessi. Questo lo dico perché noi abbiamo operato applicando la norma e trasmettendo i regolamenti. Ha formulato un questionario che abbiamo risposto, chiedendo secondo loro se avevamo adottato previsto determinate cose nel nostro regolamento o meno. In quanto, parlando con il funzionario della Corte dei Conti, mi ha riferito che loro avevano fatto una somma dei vari regolamenti ritenuti ottimali, anche regionali, vedo regioni comuni partigiani, ma anche a luce di alcuni pronunciamenti delle sezioni della Corte dei Conti, e hanno preso gli spunti e hanno voluto testare se i comuni si erano adeguati o meno. Faccio un esempio. Se nel regolamento era previsto che le sue bank house si attenessero agli stessi criteri seguiti per il comune, data sé che proprio essendo un bank house una diretta emanazione dell'amministrazione comunale, questo principio va recepito. La stessa cosa, se nel regolamento era prevista la possibilità di un controllo preventivo da parte di un parere preventivo sul tipo di consulenza da conferire o meno prima di affidare l'incarico da parte dell'organo di revisione, oppure se, ecco, questo è il punto per arrivare al punto di argomento, se il consiglio aveva preventivamente determinato i criteri. Quando noi abbiamo approvato le delibere di giunta, siccome si tratta di legge di un appendice al regolamento degli uffici dei servizi, la competenza è esclusivamente di giunta, quindi noi abbiamo detto la sostituzione per l'atto di quegli atti dichiarativi appendice al regolamento degli uffici dei servizi, in quanto tale è stato adottato. A giudizio della Corte dei Conti invece risulta determinante e importante che il regolamento sia proceduto da un'espressione da parte del Consiglio che emetta i cosiddetti paletti sui criteri che deve seguire la Giunta. Quindi noi abbiamo risposto alla Corte dei Conti che non l'avevamo fatto proprio il primo Consiglio utile, avremmo provveduto ad adeguarci, se il caso, integrando il regolamento alla luce dei criteri che sottoponevamo al Consiglio, che il Consiglio avrebbe approvato. Noi abbiamo fatto solo fino adesso una consulenza relativa a due anni fa a tutta la problematica sui censi, sui rifiuti, sulla situazione societaria, ma abbiamo una piccola consulenza del corso di 15.000 euro, l'unica consulenza. Però già a sua volta abbiamo approvato in consiglio il programma, analogamente a quello che è il punto successivo all'ordine del giorno. Quindi alla Corte dei Conti è stato detto sì, non abbiamo adottato, non avendo interpretato che fossero indispensabili i criteri, però il Consiglio Comunale si era pronunciato sulla necessità della consulenza, approvando il programma e anche condividendo le motivazioni che portavano alla consulenza esterna. Tra le osservazioni della Corte dei Conti, che desidero poi sottoporre alla vostra attenzione, c'è anche il fatto della, secondo il magistrato, la non opportunità, perché non ritenuti in linea con la norma, di prevedere anche forme di semplificati effettivamente gli incarichi sotto una certa soglia. Come ufficio abbiamo replicato dicendo che già il 163, cioè il testo unico sui servizi pubblici, sulle forniture, a
appalti, servizi e forniture a livello nazionale prevede l'affidamento diretto da fino a 20.000 euro. Noi nel regolamento avevamo previsto i 15.000 al netto dell'IVA per particolari esigenze, e qui io l'ho riproposto, però volevo, per correttezza contabile, amministrativa, condividere questa valutazione e questo criterio con l'intero Consiglio Comunale. Io l'ho riproposto così come era a suo tempo formulato nel regolamento, con una precisazione che gli affidamenti di carichi, qualora affidati in via diretta fino a 15.000 euro, siano supportati da una valutazione del responsabile del servizio, che è quello che poi garantisce l'affida di carico, sulla congruità economica del corrispettivo pagato per il tipo di prestazione in relazione a quello che è la valutazione di mercato, quindi in relazione alla professionalità richiesta. La Corte dei Conti ha condiviso comunque la possibilità dell'affidamento comunque diretto qualora ci siano gare andate a rischio pubblici, andate deserti, ci siano motivazioni di urgenza dettate da cause di forza maggiore comunque non imputabili all'ente, o nel caso di prestazioni artistiche e culturali caratterizzate un po' dalla specificità, dalla unicità della prestazione, quindi che potrei avere edizioni e nessun altro. C'è un elenco di criteri, quali chiaramente l'esigenza pubblica, è stato recepito il paletto da mettere circa le società in house, l'obbligatorietà del rinvio preventivo del programma annuale di consulenze all'organo di revisione, l'invio alla Corte dei Conti della spesa sopra i 5.000 euro, perché c'è una finanziaria, la 311 del 2004, che un po' ha modificato l'obbligo dell'invio di tutti gli incarichi di consulenza alla Corte dei Conti al posto che un porto sopra i 5.000. Questo l'abbiamo detto espressamente. E poi per tutto si sono gli altri passaggi. I principi sono quindi la carenza di professionalità, il presupposto indispensabile che si attesti da parte dell'ente che non ci sono le necessarie professionalità all'interno dell'ente, quindi, e le motivazioni che portano alla consulenza esterna per progetti specifici e per incarichi specifici che devono essere ben individuati. La valutazione dell'organo di revisione l'ho detto, le prestazioni devono avere natura temporanea e altamente qualificata, l'adeguata pubblicità dell'avviso di selezione tramite chiaramente l'autopretore, ma soprattutto il sito istituzionale dell'ente, che è una cosa più ormai è più in uso, e poi abbiamo introdotto anche su segnalazione della Corte dei Conti un'attestazione contestualmente alla liquidazione del compenso che dovrà essere erogato da parte del responsabile del servizio del conseguimento degli obiettivi connessi al conseguimento dell'incarico, quindi un'attestazione dell'esito positivo della consulenza e quindi dell'utilità per l'ente della stessa. Rimane, ripeto, questa valutazione, di cui chiedo di avere il supporto del Consiglio, su una normativa nazionale che prevede per la parte di forniture e servizi affidamenti diretti, chiaramente previa una valutazione di congruità da parte dell'ufficio, oltre che in caso di urgenza, e un orientamento della Corte dei Conti che sosterrebbe che gli affidamenti diretti non sono previsti dalla finanziaria 244, quindi individuerebbe sempre il metodo della comparazione. Voi immaginate anche una consulenza di 3.000 euro se un avviso pubblico, cioè un iter più complesso, non siamo delinquenti che aveva previsto questa soglia, tutti in virtù di quella norma, comunque di norma nazionale che recepisce anche direttive europee sull'applicazione dell'appalto di servizi e forniture di prestazioni di servizi, anzi addirittura avevamo messo una soglia più bassa, cioè di 20.000 erano diventati 15. Però ecco, se il Consiglio Comunale ritiene di dover passare con questa, è una cosa che soprattutto può uscire tra virgolette fuori da uno schema abbastanza delineato e classico di quelli che possono essere i criteri che l'organo consigliare può dare alla Giunta nel riadottare a questo punto, quantomeno nel modificare il regolamento.